Signore e signori, buonasera. Terminata la sfilata, con la cerimonia del passaggio della stecca e della maina bandiera, si concluderà ufficialmente la 92esima adunata nazionale alpini che avevamo inaugurato venerdì mattina con l'alza bandiera. Invitiamo a prendere posto al centro dello schieramento i sindaci di Milano e Rimini e i presidenti delle sezioni ANA di Milano e Bolognese Romagnola. I rispettivi vessilli. Prende la parola il sindaco di Milano, dottor Giuseppe Sala. Buonasera a tutti. La nostra meravigliosa città ha un grande cuore e lo vuole ogni giorno di più dimostrare a tutto il nostro paese. Noi vogliamo vedere crescere la nostra città, vogliamo suscitare l'ammirazione di tutti, ma prima di tutto vogliamo che tutti ci a Milano. Non è un ritorno, ovviamente, perché l'associazione è nata qua. Forse era doveroso, ma rimane il fatto che è stato un grandissimo regalo. Io spero che la città si sia dimostrata all'altezza, che abbia accolto con attenzione e con cura i tanti, tantissimi alpini, le loro famiglie, e che lasci a tutti loro un grande ricordo. Quanto a me, permettetemi, essere stato il sindaco della durata del centenario me lo porterò dietro per tutta la vita. Grazie. Prende la parola Luigi Boffi, presidente della sezione ANA di Milano. Se ero commosso un anno fa quando ho ricevuto la stecca, lo sono ancora di più questa sera. Alla fine di queste bellissime giornate abbiamo preso anche la grande, per cui non ci siamo fatti mancare nulla. Il mio è un grande grazie a questa meravigliosa città che ci ha aperto le sue braccia, il suo cuore, che ha fatto vedere come Milano sa essere anche generosa. Ma voglio ringraziare innanzitutto i protagonisti di questi 100 anni, gli alpini d'Italia di ieri e di oggi e quelli di domani. Ringrazio il mio Presidente, il Consiglio Nazionale, tutti gli amici che sono intervenuti, il nostro Comandante, i Comandanti e i Vice Comandanti delle nostre truppe alpine, tutti coloro che con grande calore si sono uniti a noi in questi giorni, non ci hanno fatto mancare la loro presenza, e con la loro presenza abbiamo capito quanto sia importante questa continuità. Per l'Italia, per noi, per i nostri figli, questo esempio è da dare. Il signor sindaco un attimo fa sono passati i miei paesani e mi hanno fatto scappare una lacrima e mi ha detto: Luigi, mi raccomando, non piangere. E invece io piangerò, perché dalla grande soddisfazione che ho avuto nell'avere avuto qui insieme a voi queste grandi giornate. E oggi cedo indubbiamente questa stecca con un grande auguro agli amici di Rimini e l'augurio alla sezione bolognese romagnola, sapranno fare le cose alla grande. Certo, noi milanesi, insomma, ecco, abbiamo capito, ma loro saranno più bravi di noi. Grazie a tutti, auguri amici alpini, che sia foriera di grande successo la vostra adunata. Si procede ora al passaggio della stecca tra il presidente della sezione ANA di Milano ed il presidente della sezione ANA bolognese romagnola per suggellare lo scambio di consegne per la 93esima adunata nazionale. Giratevi! Giratevi di qua per favore! Bravo, grazie. Tu sarebbe presidente del comitato.
Non te la più via, ma sono lì adesso. Prende la parola il sindaco di Rimini, dottor Andrea Gnassi. Buonasera a tutti, il nostro non è un impegno, è un obbligo come città di Rimini realizzare e darvi un grande appuntamento per il 2020. Ringrazio la sezione degli alpini di Rimini, dell'Emilia Romagna, siamo già al lavoro da mesi per darvi l'opportunità di vivere tutti insieme, alpini di ieri, di oggi e di domani, un grande appuntamento. La giornata di oggi per noi è stata fondamentale per capire cosa dover fare e cosa potervi offrire. È un appuntamento fondamentale e Rimini non solo darà il suo cuore e la sua anima, ma darà quello che da 70 anni offre di meglio, la sua ospitalità, il suo abbraccio e la sua onestà. Vi aspettiamo tra 12 mesi e sempre viva gli alpini! Prende la parola Vittorio Costa, presidente della sezione ANA bolognese romagnola. Grazie a tutti. La stecca è la stecca. È un impegno enorme. Grazie al Consiglio Direttivo Nazionale che ci ha dato questa fiducia. La sezione bolognese romagnola ha un territorio ampio che si chiama così fin dalla fondazione nel 22. Abbiamo anche alpini della Repubblica di San Marino che è qui rappresentata perché volontari partirono e alcuni furono inseriti nelle truppe alpine, ricevendo anche delle medaglie. Ecco perché sarà la prima donata Italia-Estero, Rimini e San Marino, perché gli alpini nostri sono anche i volontari di altre nazioni che hanno dato il sangue per la nostra unità. Noi accoglieremo, spero, questa grande sfida nella maniera solita, tipica della bolognese romagnola, quella dell'accoglienza, della goliardia, della simpatia, del rispetto, del dovere compiuto con diligenza e con l'orgoglio di essere italiani e alpini, perché noi siamo alpini anche se non abbiamo le grandi montagne, le grandi vette, ma abbiamo sempre dato il sangue, il cuore per la nostra Italia in tutti i territori e abbiamo sempre dato una quota importante nelle truppe alpine e abbiamo una forte radice nell'Associazione Nazionale Alpine e infatti la nostra sezione è intestata da Angelo Manarese. Mi fermo qui perché adesso sarò sotto le lenti degli osservatori perché noi dovremo fare la durata del 101, una pagina nuova, la sfida dei nuovi 100 anni dell'Associazione Nazionale Alpini. Grazie tutti a Rimini, tutti a San Marino. I sindaci, i presidenti di sezione e Messini riprendono le loro posizioni. Compagnia Mettiti, presentato a mai la bandiera. Oh.
Con la resa degli onori finali si spengono i riflettori sulla 92esima adunata nazionale degli alpini. Vengono resi gli onori al gonfalone di Milano, decorato di medaglia d'oro al valor militare, che lascia lo schieramento accompagnato dai gonfaloni di Rimini, della regione Lombardia e della città metropolitana di Milano. Compagnia Attenti! Presentat! Onori ai gonfaloni! Generale di Corpo d'Armata Claudio Berto. Seguono i vessilli delle sezioni di Milano e Bolognese Romagnola. Compagnia Attenti! Presentato!